Allora, buonasera a tutte e a tutti. Oggi siamo qui per la scuola primaria, come tutti i giovedì, e oggi c'è un po' di autogestione, dunque sarà una discussione un po' più partecipata, una condivisione a più voci. Intanto vorrei farvi partecipe di un video. Del dottor Marcomini e poi ne parleremo insieme con il laboratorio del giovedì. Ora vi condivido lo schermo. Tutto bene, vedete? Sì. Ci vediamo il prossimo giovedì perché non posso essere che. Benvenute e benvenuti alla lezione della scuola primaria di giovedì 7 luglio. È registrata in parte perché non posso essere presente nella giornata odierna e sarà completata dal lavoro del laboratorio del giovedì, che dà un contributo significativo al percorso di crescita e maturazione e di cambiamento della cultura, che è il primo obiettivo del lavoro dei LEP. Il titolo di oggi sembra impegnativo, ma in realtà è un momento di passaggio verso il seminario del 17 di luglio, che tratterà i temi appunto del diritto, della scelta, delle decisioni che ciascuno di noi compie, immaginando una prospettiva radicata nell'ecologia sociale antropo-spirituale. Il titolo di oggi, che è L'umiltà nel bene e nella bellezza, esploratori nella contemplazione del sacro. Riprende il titolo gli argomenti di alcune riflessioni riguardanti il pensiero di Simone Weil e di Gregory Bateson. Simone Weil rappresenta un pilastro nella cultura del Novecento, come ho ricordato, insieme a Simone Weil, Edith Stein, Hannah Arendt, Etty Hillesum, hanno significato una realtà la quale ha fatto i conti con la tragedia del Novecento e che ha saputo trovare però proprio sull'orlo dell'abisso una prospettiva esistenziale che ha messo in luce alcuni argomenti che oggi noi siamo chiamati a trattare anche nella scuola. L'esperienza di Etty Hillesum con i suoi diari, le sue lettere dal campo di concentramento. Lettere e riflessioni che esprimevano un profondo senso dell'amore, nonostante la tragedia vissuta. Edith Stein, una delle patrone d'Europa, che ha scritto un testo essenziale per comprendere l'empatia. Hannah Arendt, della quale ricordiamo La banalità del male, sono tutti testi che dobbiamo riesplorare, sia nel laboratorio sia nella dinamica della sensibilizzazione dei club. E Simone Weil, che con grande determinazione ha indicato delle strade significative che l'Europa avrebbe dovuto percorrere e che invece poi alla fine ha un po' perso di vista e che oggi ha la necessità di riprendere in pienezza. Dunque, torno al titolo e voglio mettere in evidenza come vi è una sorta di contrapposizione tra umiltà e orgoglio. Ma l'umiltà non è fine a se stessa, non è neppure un invito alla mediocrità, alla moderazione, è un'umiltà carica di passione da quale guarda al bene e alla bellezza come punti di riferimento in un percorso contemplativo che richiamano gli studi contemplativi che la tradizione buddista, che incontra la scienza anche occidentale, da alcuni anni
mette in evidenza come punti fondamentali per la ricerca scientifica, per appunto far sì che la scienza si metta a disposizione del bene comune e generi una attenuazione e una liberazione dalla sofferenza. Certo, la sofferenza appartiene alla vita, appartiene all'esperienza umana, ma la sofferenza non può essere, come potete trovare in un carteggio tra Lou Salomè e Freud, riferito a un dialogo tra Lou Salomè e Nietzsche. Il dolore non può essere un'obiezione alla vita. La vita deve comunque scorrere. Quando ci troviamo di fronte a ostacoli che sembrano insormontabili, quando il dolore si fa sentire particolarmente forte, ebbene noi dobbiamo con umiltà sostare di fronte alla necessità di svelare, di essere esploratori del bene e della bellezza, che costituisce il sacro. E questo richiede un atteggiamento contemplativo, non è un'astrazione filosofica o teologica quello che propongo, ma un modo diverso di fare scienza e di prendersi cura delle proprie esistenze. L'orgoglio molto spesso è una forma larvata di delirio di onnipotenza, di egocentrismo esasperato rispetto al quale si giocano le aspettative dell'esistenza umana. Aspettative destinate in gran parte al fallimento, ma su queste aspettative si costruiscono anche i deliri di onnipotenza di coloro i quali detengono il potere della cura, che promettono, creano aspettative e poi, quando accade il fallimento, ripropongono altre aspettative, cambiano apparentemente rotta, ma rimangono sempre fermi sulla stessa posizione, quella delirante di poter plasmare il destino degli altri. E non sanno porsi in una dimensione di umiltà. C'è un orgoglio anche della dimensione professionale che deve essere messo radicalmente in discussione. Molto spesso si sente parlare da parte delle persone di aver trovato nel corso della loro strada il luminare di turno. Questa espressione che trovo abbastanza bizzarra. Cosa vuol dire illuminare? Che illumina la via, che possiede la verità, che sa tutto più degli altri. Illuminare è un'invenzione antropologica che allude inevitabilmente alla suggestione di un potere idolatrico e noi dobbiamo liberarci da queste forme di autoassoggettamento, anche quando le situazioni della vita sembrano praticamente difficili da praticare, sembra quasi che l'incedere si sia bloccato. E allora se incominciamo a affidare le nostre esistenze ai luminari, ai quali riconosciamo una grande potenza, e loro stessi poi orgogliosamente declamano la propria competenza, il loro proprio potere, raramente dichiarano non so e con te vorrei esplorare ciò che non so. Torniamo all'inizio del pensiero evolutivo umano, quando anche Socrate dice che la centralità del sapere è riconoscere di non sapere, perché attraverso una ignoranza fertile che noi siamo spinti a ricercare, non abbiamo bisogno di luminari, abbiamo bisogno di relazioni attraverso le quali inoltrarci nel buio della conoscenza. E lì generare una luce condivisa del conoscere. Ma questo richiede una disponibilità a mettersi in discussione sempre e comunque. L'umiltà, guardate, non è qualcosa che rimanda a una condizione umana di sudditanza. L'umiltà è fertile, feconda, ricca di prospettive liberanti, non ha nessun elemento che abbia a che fare con l'assoggettamento. L'orgoglio sì, l'orgoglio è un assoggettamento ad aspettative di onnipotenza,
che attraversano tutti gli stati mentali, da quelli depressivi a quelli sopra le righe, perché in entrambi i casi c'è la delusione per non aver raggiunto un'aspettativa largamente infondata, dall'altra parte c'è la presunzione di averla raggiunta. E lì nascono comportamenti ossessivo-compulsivi. E l'altalenarsi poi degli umori gioca tutto intorno a questa idea di orgoglio da poter esibire nella pubblica piazza, da poter manifestare, essere orgogliosi di se stessi. Ma perché non impariamo a essere semplicemente umili? Anche quando viviamo dentro la nostra persona delle condizioni particolarmente difficili, dove prevale lo stato d'ansia, l'angoscia, l'insonnia, la delusione, l'incapacità di contenere i pensieri che ci sovrastano, ecco che allora quel bagno di umiltà riesce a tacitare questo insieme culturale di aspettative che rimandano al modello di sviluppo che chiede celerità, velocità, successo, competizione, bisogna sgomitare. Non possiamo prenderci cura di coloro i quali stanno indietro, si attardano. Ma noi invece dobbiamo andare all'humus, all'origine del Homo sapiens, che nasce dalla terra, dall'humus. Lì è la radice dell'uomo, la terra, sulla quale sono poste le nostre radici da sempre. E in quell'humus vi è la fecondità. Nell'effimero dell'orgoglio c'è solo una forma immaginata di controllo unilaterale sulla realtà, plasmarla a nostra immagine e somiglianza, una sorta di immaginazione di essere delle divinità che formano e conformano l'esistenza a propria misura. Questo impedisce qualsiasi dimensione relazionale, perché anche nel titolo di oggi, esploratori nella contemplazione del sacro nelle relazioni, significa entrare in una relazione in punta di piedi, con reciprocità e attenzione, con disponibilità trasformativa insieme, senza formulare lezioncine agli altri, senza pensare di plasmare gli altri rispetto alle nostre aspettative. Nel rispetto, nell'amore profondo, nella capacità di cogliere il sacro nel bene e nella bellezza, che non può mai coincidere con una singola persona, ma è qualcosa che trascende la persona e che non troviamo neppure nella dimensione collettiva. Il sacro è il luogo nel quale non vi è spazio né per un collettivismo conformante né per un soggettivismo autocentrato. E sono le due grandi polarità, quello dell'egocentrismo autocentrato e quello del collettivismo conformante, sono le due polarità nelle quali noi troviamo una sorta di barriera rispetto al processo evolutivo. E quindi abbiamo bisogno di un radicale cambiamento culturale che, attraverso anche queste lezioni della scuola, cercheremo di tradurre in esperienza pratica di cura. Oggi ci soffermiamo su questo aspetto qua dell'umiltà e della contemplazione del sacro. Giovedì successivo, cioè la prossima volta, entreremo magari più nel dettaglio della dimensione collettiva, che molto spesso ha rappresentato una forma di idealizzazione che avrebbe garantito il superamento del soggettivismo autocentrato, ma che poi in realtà non ha prodotto questo, perché non era attenta al sacro e fa anche della collettività una sorta di simulacro dell'autocentratura e genera poi la forme razziali, forme di identità attraverso la condivisione di un singolo comportamento, forme identitarie che di fatto occultano la via maestra per andare verso il sacro,
la sua contemplazione, che è il bene e la bellezza, che nessuno potrà mai possedere, ma ognuno è chiamato a coltivare e a condividere nella relazione. Bene, per la mia parte io mi fermo qua e do la parola ad Alina e al laboratorio del giovedì. Ci vediamo il prossimo giovedì e naturalmente ricordo sempre che sarebbe bello che fossimo in molti a partecipare al seminario del 17 di luglio. Eccoci. Allora, sugli stessi temi affrontati da Franco in questa registrazione, abbiamo riflettuto noi oggi pomeriggio su Zoom al laboratorio e siamo come sempre partiti dal titolo, e cioè appunto Umiltà nel bene e nella bellezza, esploratori nella contemplazione del sacro. Siccome il titolo è abbastanza importante, abbiamo cercato di prenderlo parte per parte e poi cercare di collegare il tutto attraverso i nostri ragionamenti, facendo più una co-costruzione della riflessione, attraverso vari stimoli. E per partire quindi, ovviamente, a me è venuto in mente di leggere qualcosina ispirato sempre a Gregory Bateson. E sulla bellezza abbiamo letto un metalogo, che non è stato scritto da lui, però è sempre sulla falsariga di quelli che troviamo in Verso un'ecologia della mente, nel suo libro. E in questo metalogo c'è una conversazione tra un padre ed una figlia sul concetto di bello, di bellezza, sul concetto di estetica. Perché poi collegare la bellezza all'umiltà e al bene non è cosa da poco, ci vuole un po' di sforzo rispetto però anche alle nostre premesse culturali, perché influenzati e guidati dalle nostre premesse culturali è veramente difficile fare questa operazione. Allora, tornando al metalogo ispirato a Gregory Bateson e a questa conversazione, siamo riusciti un po' a riflettere sul fatto che la bellezza non è una cosa in sé, ma la bellezza è una relazione tra il soggetto e l'oggetto. È una questione di percezione. E la percezione di bellezza è una cosa che risuona in me personalmente e rispetto al soggetto che sono io individuale. Per esempio, si rifletteva in questo metalogo, sul tramonto. Un tramonto è molto bello, un bel tramonto con colori ambrati, ma quel tramonto è bello anche se non c'è nessuno che lo guarda? Sicuramente il tramonto esiste in sé, però dire che è bello senza nessuno che lo guarda diventa una faccenda un po' più complessa. E volendo poi fare de degli esempi sulle nostre vite, erano tutti esempi che riportavano al nostro modello di società e di sviluppo, in cui la bellezza in qualche modo ha perso un po' del suo fascino, mettiamola così, per divenire una bellezza un po' standardizzata, a proposito anche di quella collettività conformante di cui parlava Franco prima. E soprattutto ci siamo resi conto che tutti gli esempi che ci venivano in mente erano de degli esempi della rivoluzione digitale, cioè di come gli strumenti tecnologici hanno poi globalizzato il mondo e hanno anche globalizzato i canoni di bellezza. E poi Riccardo, che è il nostro mediatore per quanto riguarda gli argomenti tecnologici, ci spiegava un po' come funziona questa faccenda dei canoni di bellezza nel digitale. E secondo gli algoritmi, non solo, soprattutto dei social network, ma dell'informazione in generale, nei media, gli input che noi diamo allo strumento che usiamo, al computer o al telefono, crea delle camere d'eco che si ripetono, all'interno delle quali un canone di bellezza diventa condiviso da un certo gruppo che fa parte di quell'interazione. E quindi, partendo sempre dal metalogo, che cosa ha a che vedere la bellezza dei canoni estetici con cui abbiamo noi a che fare ogni giorno
come si collega questo a quel bellissimo tramonto che ci fa provare delle sensazioni tanto belle. E mentre parlavamo di questo, ci è venuto anche in mente la faccenda dell'autoassoggettamento, di cui parla Byung-Chul Han nel suo libro Psicopolitica, per cui nella nostra società da assoggettamento, quindi da assoggettamento verso un soggetto esterno, che in qualche modo dà la norma e la regola di ciò che si deve essere o ciò che dobbiamo essere per apparire in un certo standard, da questo assoggettamento esterno si è passato in qualche modo ad un autoassoggettamento interno, in cui abbiamo completamente introiettato i nostri modelli, anche estetici, ma anche del bene, a proposito di dover essere, di dover apparire. E in questo autoassoggettamento, quando non riusciamo a sottostare a quei modelli, diventa per noi difficile dare un taglio di ingiustizia collettiva a quei modelli, e piuttosto ce la prendiamo con noi stessi, perché il modello è stato introiettato. E ciò ovviamente si rivede anche in questa rivoluzione del digitale, dei canoni di bellezza e di bene. Sempre tenendo come riferimento la bellezza come relazione tra oggetto e soggetto, che abbiamo ritrovato nel metalogo, ecco che quindi che cosa, ci siamo chiesti che cosa vuol dire umiltà all'interno di questi due concetti così importanti. E forse umiltà è essere consapevoli che a volte il bene e la bellezza si manifestano attraverso di noi e non grazie a noi. Cioè noi siamo solo uno strumento attraverso il quale percepiamo una certa cosa, condizionata dalla nostra cultura e quindi dalla nostra natura e da tutto ciò che ci compone come individui, ma anche come mente collettiva. E poi, siccome come facciamo di solito, tentiamo di riportare tutti questi ragionamenti a degli esempi molto concreti per tradurli proprio in come usare questi nostri ragionamenti nelle relazioni di tutti i giorni, ci siamo appunto chiesti che cosa vuol dire avere un atteggiamento contemplativo rispetto alla bellezza, in una società, in un mondo che impone e autoassoggetta a certi canoni di bellezza. E che cosa vuol dire rimanere in curiosità e in esplorazione? E allora, da qui è nata una domanda, e cioè, banalmente, le persone con le quali viviamo, proprio conviviamo non solo in casa, ma anche proprio le nostre relazioni più prossime, quanto noi siamo curiosi e contemplativi ed esplorativi verso queste persone, nel loro bene, nella loro bellezza, con il rischio che anche noi a nostra volta percepiamo, ma siamo percepiti a nostra volta come bene, bellezza o come brutto e cattivo dall'altra parte. E poi quanto siamo anche disposti e disponibili ad esplorare l'altro nella sua bellezza e nel suo bene con umiltà. E soprattutto, siccome la bellezza è una relazione ma non una cosa, e cioè quello che io percepisco dice molto di me e delle mie premesse nel percepire quella cosa. E allora, se questo è vero, se la bellezza è una relazione tra soggetto e oggetto e non una cosa, che cosa dice di me quello che io trovo bello, buono, brutto, cattivo nell'altro? Quindi siamo arrivati a queste domande che rimangono sempre aperte e che noi vogliamo rimandare a nostra volta a voi per aprire una discussione insieme. Grazie. Grazie a te Alina, grazie a tutti i partecipanti del laboratorio, di cui vedo qualcuno collegato, ma senz'altro
sono con noi proprio perché in relazione, perché io penso che una volta che si possa percepire che appunto e provare a credere di non sentirci poi così tanto importanti singolarmente, ci sia una forza attrattiva che non emana per forza di cose da qualcuno di noi singolarmente, come sottolineava Lina, sia pure con altre parole, ma proprio dalla forza, non diciamo, collettiva per tenere aperta anche la riflessione suscitata da Franco dopo la lettura della persona del sacro che penso porteremo avanti perlomeno fino al seminario ed è un testo che comunque insieme a tutti gli altri di quei cuori sensibili che così li ha chiamati una filosofa contemporanea riferendosi a queste quattro probabilmente umilissime persone, donne, creature, e così non può che sorreggerci comunque, così come se ci sembra forse troppo grande che pensare a una vita che comunque fluisce, e questa è una malefica tentazione, probabilmente anche solo una scheggia di bellezza, un lampo di bellezza negli occhi di chi ci fa questa proposta che è assolutamente vitale e che per un penso di noi è arrivata in un momento di difficoltà che dovremmo appunto umilmente anche riconoscere infimo e grande allo stesso tempo. Eppure se ha avuto quella potenza di metterci, di provare a farci mettere in ascolto, questa stessa forza, questa stessa energia, meglio, può aiutarci a rimanere in questo cammino. Io vedo che siamo molti collegati e quindi per il momento io non aggiungo altro e in libertà, ci avvicendiamo. Sì, un'ultima cosa che volevo aggiungere, ed era una piccola osservazione che aveva fatto Riccardo oggi pomeriggio, che ho trovato molto utile. Lui, mentre stavamo parlando, soprattutto di questi concetti di umiltà, del bene, nel bene, nella bellezza, nelle relazioni, lui aveva chiesto: ma il bene e la bellezza le troviamo nelle relazioni o serve coltivarle? Cioè, semplicemente ce le ritroviamo più lì ad un certo punto, o serve che da bravi esploratori iniziamo a fare qualcosa per appunto farci strumento di questo bene, di questa bellezza? Con ciò darei spazio agli interventi di tutti i partecipanti e tutte le partecipanti e chiudo la registrazione. Grazie.